Ma applichiamo veramente tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione? Anche la progettazione europea si basa sul binomio innovazione tecnologica e condivisione ed utilizza sempre di più il metodo del Living Lab. Sappiamo veramente di che cosa si tratta? Hai mai sentito parlare di Living Lab? No, non proprio. Sono quelle cose di co-housing. La zona dei divanetti, salottino nei negozi? No, assolutamente no, mi dispiace. Non ho mai sentito. Sì, mi è capitato vagamente di sentirne parlare. Onestamente no, domanda di riserva. In ufficio ne ho sentito parlare. Sì, fortunatamente sì. Hai mai partecipato a un evento che abbia utilizzato questa metodologia? Sì, era un seminario organizzato da Città Metropolitana e si chiamava Nutrire Torino Metropolitana. L'obiettivo era creare un'agenda del cibo. Vivendo qua a Torino, l'amministrazione ha messo in campo un buon progetto di Living Lab, sperimentazioni che ci sono nel quartiere Campidoglio, che vedono la partecipazione di imprese e amministrazione pubblica per dare un servizio migliore ai cittadini, per sperimentare soluzioni innovative anche con l'aiuto di dell'innovazione tecnologica. Hackathon, sai che cosa sono? Una malattia? No, non lo so. Una lavastoviglie tedesca. Danese. Hackathon. Robot giapponese. Quasi, ritenta. Un dio egiziano. So che sono delle riunioni tra programmatori. Allora, l'hackathon no, però il climathon penso sia simile all'hackathon. Si formano dei gruppi di persone specializzate in un ambito, nel climathon appunto sull'ambiente, e sviluppano progetti innovativi su tematiche per risolvere problemi. Sì, qua ci siamo. Gli hackathon sono delle competizioni indette dalle aziende che si occupano di creare nuovi software. Dei giovani professionisti nell'ambito dell'informatica, che possono anche essere soltanto grafici e quant'altro, si mettono insieme in gruppi per elaborare appunto questi nuovi software e alla fine ottengono un premio.